Buonasera gentili telespettatori di Teleprima e benvenuti alla prima puntata del Tavolo della Domenica, il nuovo programma di Teleprima Canale 91 di informazione su quello che accade su Caserta e provincia. Questa sera al tavolo con me per la prima puntata c'è il presidente provinciale Confesercenti, il dottor Salvatore Petrella. Buonasera. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Presidente, la Confesercenti è una delle principali associazioni imprenditoriali del paese. Partirei da una panoramica generale. Come aiuta Confesercenti in concreto il cittadino? Confesercenti, come diceva lei, è sul territorio nazionale ormai da più di 50 anni, quindi è una realtà consolidata ed è un sindacato datoriale al sostegno, diciamo, nato a sostegno delle imprese, partendo, diciamo, abbraccia un po' il ventaglio di tutto il mondo produttivo, quindi rappresentiamo le piccole partite IVE, le piccole aziende, medio e piccole aziende. Una grossa costola di Confesercenti è l'AMVA, quindi il settore ambulanti. Seguiamo il turismo, aziende del turismo, agenzie di viaggio, quindi, diciamo, abbracciamo un po' tutto l'intero mondo produttivo. L'associazione nasce come sindacato, quindi a tutela delle imprese, però col tempo ha messo in piedi una serie di servizi, quindi partendo da un servizio al credito, da una tutela delle imprese, con vari CAF patronati, quindi, diciamo, abbiamo ramificato una serie di servizi a sostegno del mondo delle imprese. Oggi più che mai, insomma, siamo lì a sostenere il mondo produttivo in questo momento molto particolare. Ecco, diceva giustamente un momento difficile, proseguendo sulla linea del discorso generale nazionale, da qualche tempo per il problema pandemico l'Italia è divisa in fasce, fascia gialla, arancione e rossa. Lei pensa che da un punto di vista soprattutto economico questa decisione di distinguere appunto le varie regioni possa essere una decisione valida? Ma diciamo che con la pandemia, quindi da marzo, col primo lockdown, quello che ha creato maggiori danni alle aziende è stata un po' l'incertezza nelle manovre e nelle misure che sono state messe in piedi dal governo centrale e dai governi regionali. Oggi ci troviamo nella fase dei colori. Sicuramente i colori hanno inciso anche sull'aspetto economico, ma il grosso problema sono state le comunicazioni e le incertezze sulle tempistiche. Cioè abbiamo avuto cambiamenti di colore il giorno prima, quindi disorganizzazione, chiaramente si è catapultata anche sul mondo delle imprese. Faccio un esempio: le somministrazioni, le aziende di somministrazione hanno avuto chiusure e riaperture 24 ore prima, quindi chiaramente mancanza di organizzazione e la confusione nella comunicazione poi è stato, diciamo, il colpo di grazia per il mondo produttivo. I dati Istat mostrano quello che è un peggioramento, anche come diceva, dell'intero settore produttivo. Secondo lei quali possono essere delle misure, partendo sempre dal piano nazionale, per sostenere le imprese? Beh, noi dagli ultimi dati Istat che abbiamo acquisito qualche settimana scorsa, il settore più, diciamo, che ha perso più punti è stato quello del turismo, circa 30 punti. Poi segue a ruota il terziario con 25 punti in meno. Quindi chiaramente diciamo, la premessa è che l'intero mondo produttivo è in crisi. Il comparto del turismo forse è quello più colpito, che chiaramente ormai da circa 10 mesi è completamente fermo, bloccato, non c'è stato nessun segnale di ripresa, a differenza di qualche altro comparto che anche nel periodo estivo è riuscito un po' a recuperare qualche numero. Beh, oggi secondo noi le attività per mettere in piedi per far ripartire il mondo produttivo, prima di tutto sono delle misure a sostegno di liquidità, immissione di liquidità nelle aziende che stanno veramente soffrendo tanto la mancanza di liquidità, e poi fare un piano importante per il turismo, che è un comparto che ha un indotto serio che in effetti trascina migliaia e migliaia di attività. Sicuramente il turismo è un aspetto importante, visto anche il periodo natalizio in cui ci troviamo.
Siamo verso la fine orientativa della seconda ondata Covid che ha colpito, ha fatto danni forse anche più gravi della prima, ma nella mente collettiva c'è anche il rischio di una terza ondata che potrebbe arrivare a gennaio. Questo secondo lei come può e se naturalmente influirà sui consumi? Allora, il problema della terza ondata sta già influendo sui consumi, perché chiaramente il consumatore attende, sono un po', le famiglie sono ferme in attesa di quello che succederà nei primi giorni dell'anno, nei primi mesi dell'anno. Qualche notizia positiva sul discorso vaccini, quindi fa ben sperare che poi in primavera ci sia una soluzione anche parziale della pandemia. Però ad oggi chiaramente i consumi sono frenati col rischio della terza ondata. Sicuramente la spinta va data in questi 15-20 giorni, anche se abbiamo avuto dei dati non rassicuranti per il mondo delle imprese. E poi c'è il grosso competitor che è l'e-commerce, quindi con i grossi colossi che diciamo rubano gran parte del fatturato e quindi il negozio di vicinato fa ancora più fatica a restare in piedi. Sicuramente l'argomento che lei ha introdotto è particolare perché nonostante la pandemia questi grossi colossi, penso ad Amazon, eBay, stanno continuando a guadagnare senza alcun tipo di difficoltà nonostante la presenza del Covid. E tanti suggerimenti anche giunti dall'amministrazione sono stati quelli appunto di investire, cercare magari di spendere qualcosina in più per sostenere quelle che sono le piccole imprese e aziende casertane. Allora, noi come Confesercenti nazionale abbiamo più volte, non da poco tempo fa, con il governo nazionale cercare di regolamentarizzare in modo corretto l'e-commerce, in modo tale da non creare una concorrenza sleale. Chiaramente i risultati non sono stati positivi. Quindi oggi abbiamo messo in piedi anche delle campagne di sensibilizzazione sui territori regionali, provinciali, di spendere nei negozi sotto casa e quindi di dare un po' di ossigeno ai negozi di vicinato. Allo stesso tempo però diciamo ai negozi di vicinato di iniziare a valutare l'e-commerce, quindi non perdere la loro caratteristica, quella del negozio sotto casa, ma bensì iniziare anche un mercato parallelo che è quello dell'e-commerce, che purtroppo al di là di quello che diciamo dei grossi colossi, con la pandemia ha recuperato dei punti importanti. Quindi è necessario che si rimanga tradizionali come negozio, ma che anche il piccolo negozio inizi il commercio online. Presidente, anche con riferimento appunto ai piccoli negozi e l'investimento importante che ha fatto il governo per il sostegno a questi piccoli negozi, le piace il piano cashless che è stato illustrato dal Presidente Conte? Allora, ci piace. In effetti è partito qualche giorno fa, non ha dato i risultati, con qualche problema, non ha dato i risultati previsti, problemi sulle app, problemi sulle registrazioni, ma anche i commercianti, perlomeno dai nostri dati sul provinciale, non c'è stata questa forte richiesta dell'utente, del consumatore. Quindi diciamo, forse non era il momento giusto per farlo partire, viste le problematiche reali e concrete che stanno vivendo i negozi, i negozianti e i commercianti, può essere un'operazione che poteva essere tranquillamente traslata dopo la pandemia con più serenità e più calma, anche i negozianti e lo stesso consumatore organizzarsi in modo diverso. In una fase del genere, a 10 giorni, 15 giorni da Natale, dopo mesi di chiusura, forse era più normale spingere su un'incentivazione al consumo diversa, ma non quella del cashback. Uno degli obiettivi di Confesercenti, in particolar modo la sezione provinciale, è di contribuire allo sviluppo economico grazie anche al dialogo con le istituzioni. Ci può spiegare qual è il rapporto di Confesercenti con le istituzioni locali? Noi fondamentalmente cerchiamo di avere rapporti con i 104 comuni di terra di lavoro, diciamo che è il nostro territorio di azione. Cerchiamo con le amministrazioni locali, soprattutto in questa fase di pandemia, abbiamo cercato, in alcuni casi ci siamo riusciti, di alleggerire un po' le imposte comunali. Faccio un esempio per gli ambulanti, quindi ridurre l'occupazione del suolo pubblico. Addirittura in alcuni comuni siamo riusciti a non farlo pagare per l'annualità del 2020, ridurre la TARSU, ridurre le imposte comunali sulla pubblicità, quindi tutte queste imposte che diciamo come mondo produttivo siamo soggetti a pagare. Quindi quest'anno in particolar modo abbiamo cercato di abbattere i costi vivi per le aziende.
Poi abbiamo rapporti con tutte le amministrazioni, affrontiamo problemi man mano che vengono fuori per il mondo produttivo, quindi abbiamo dei tavoli istituzionali quasi con tutti i comuni, con la prefettura, dove andiamo a discutere in prima linea sulle problematiche che si presentano. Parlando di prefettura, c'è stata giovedì una protesta per la mancata riapertura dei mercati di stampo non alimentare. In qualche modo evidenzia quelle che sono tutte le difficoltà di cui anche parlavamo, che sta vivendo ora il settore produttivo casertano. Sì, come le dicevo, lì c'è stata come al solito un po' di confusione e diciamo poca chiarezza. La Campania è diventata zona arancione dopo il periodo di zona rossa, con la zona arancione è prevista l'apertura dei mercati, che diciamo invece in alcuni comuni, questa è stata una manifestazione che abbiamo fatto regionale, quindi su tutte le prefetture della regione, perché molti comuni, i sindaci di molti comuni non hanno autorizzato il mercato se non solo quello alimentare. Quindi il DPCM invece era abbastanza chiaro, non c'era una limitazione sui mercati. Quindi la nostra manifestazione di giovedì è stata proprio quella di dire: riapriamo i mercati, lavoriamo in sicurezza, dateci la possibilità di riprendere le nostre attività, visto che siamo fermi da un po' di tempo. Quindi è un settore, quello del mercato ambulante, quindi degli ambulanti, delle fiere, anche quello colpito in modo abbastanza massiccio, quindi ci sono veramente operatori fermi al palo da tempo con una grossa difficoltà economica, anche perché sono molti soggetti che non sono riusciti ad avere ristori o decreto sul primo decreto di liquidità dei ristori tali da consentirgli di poter andare avanti. Prima di proseguire questa chiacchierata con il dottor Petrella, piccolo break pubblicitario, ritorneremo subito dopo lo spot. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Eccoci ritornati in serata, il tavolo della domenica. Con me il presidente provinciale della Confesercenti, Salvatore Petrella. Stavamo chiacchierando sull'andamento della curva pandemica e i mercati. Prima di addentrarci ancora insomma, sul discorso di Caserta, delle proteste di cui parlavamo, sono tanti ancora i commercianti che hanno avuto delle difficoltà nel primo lockdown. La seconda ondata ha causato ulteriormente dei danni. Che tipo di lamentele particolari state ricevendo da questo punto di vista? Allora, rispetto al primo lockdown, col secondo, alcune aziende hanno deciso di non aprire, quindi abbiamo avuto comunque una percentuale di chiusura abbastanza elevata. Con la seconda ondata, le aziende che sono riuscite a riaprire e quindi cercando di rimettersi in piedi, la grosse lamentele sono state la mancanza di liquidità, il poco, diciamo, gli importi, i ristori abbastanza ridotti e le tempistiche. Soprattutto nel primo lockdown abbiamo sofferto come mondo produttivo un po' i tempi della cassa integrazione, i tempi dei ristori, le procedure, un po' la burocrazia nelle procedure per i decreti di liquidità, quindi molte aziende hanno dovuto far fronte con mezzi propri per poi ricevere qualche ristoro. Diciamo il primo lockdown a marzo, i primi fondi, i primi ristori sono arrivati giugno-luglio, quindi è stato realmente duro e difficile portare avanti. Infatti nella seconda ondata purtroppo, ottobre-novembre, molti non sono riusciti a riaprire. Ecco, ma secondo lei, leggendo anche insomma alcune problematiche locali, per il commerciante un tentativo di riaprire sapendo delle difficoltà che sono state nel primo lockdown può essere paradossalmente non conveniente?
Alcuni hanno fatto questa scelta proprio da un punto di vista economico, facendosi due calcoli hanno ritenuto più conveniente non rimettere in piedi l'azienda, alcuni settori particolari dove per ripartire c'era la necessità di investire hanno deciso. Non ci dimentichiamo che le aziende dopo il primo lockdown per ripartire hanno dovuto investire un bel po' di soldini, ci sono aziende dove per i protocolli anti-Covid hanno dovuto investire centinaia e migliaia di euro o decine o migliaia di euro per ripartire in sicurezza e poi si sono ritrovati con un lockdown. Quindi non tutte le aziende sono strutturate per aprire e chiudere con queste con questi diciamo protocolli anti-Covid. Quindi c'è stata, oltre il danno alla beffa, cioè oltre il mancato guadagno e mancato ristori, l'investimento per riaprire, e molti insomma hanno preferito non riaprire, aspettare tempi migliori, quindi la fine della pandemia che si prevedrà insomma per l'anno prossimo, primavera prossima, e quindi riaprire forse con più tranquillità senza essere soggetti a questi costi. Sperando anche insomma, che il discorso vaccini di cui parlava prima possa aiutare a riprendere la vita di tutti i giorni. Presidente, parlando anche delle imprese, delle difficoltà, è attivo uno sportello SOS per le imprese presso Confesercenti. Ci può dire qualcosa in più? Sì, noi diciamo dal primo lockdown già il nazionale attivò questo sportello imprese, come poi tutti i regionali e i provinciali, quindi anche noi abbiamo questo sportello che è attivo realmente 24 ore al giorno, dove forniamo assistenza alle aziende, alle imprese, aderenti e non a Confesercenti, per seguirli in qualsiasi tipo di richiesta, partendo dalla diciamo, sviscerare i decreti nazionali, ordinanze regionali, quindi assistenza sulla richiesta del credito, assistenza sulla richiesta di contributi. Quindi abbiamo creato una squadra all'interno della struttura dedicata ai vari settori, quindi abbiamo uno sportello del credito che cura tutto quello che diciamo, appartiene al mondo creditizio, abbiamo uno sportello di assistenza dedicata ai decreti, come dicevo prima, agli PCM, alle ordinanze regionali, quindi varie figure che riescono in tempi stretti a dare risposta all'imprenditore, all'operatore che ha necessità di capire come muoversi e come affrontare diciamo, questo momento. Parlando delle iniziative insomma, che sono mandate avanti da Confesercenti, leggevo che ne è stata prevista un'altra per le prestazioni sanitarie a domicilio con l'accordo per le aziende associate con l'Istituto La Betaia. Dunque anche grande supporto e sostegno in questo difficile momento pandemico anche dal punto di vista sanitario. Sì, ci siamo resi conto che in effetti c'era confusione un po' in tutti i settori, quindi abbiamo cercato quanto più di allargare le nostre convenzioni e diciamo, abbiamo chiuso una convenzione anche con il centro medico La Betaia proprio per fornire ai nostri associati e ai dipendenti delle nostre aziende o anche ai familiari un'assistenza domiciliare più rapida, per far sì insomma di snellire anche le procedure in caso di contagio e quindi non creare ulteriori problematiche anche da un punto di vista sanitario. Questa rientra in un ventaglio di convenzioni che abbiamo stipulato già esistenti prima di quest'anno, e quest'anno abbiamo incrementato con altre convenzioni che sono chiaramente a vantaggio dell'imprenditore e dell'impresa aderente in Confesercenti. Ci sono un abbattimento di costi, una rapidità nel servizio e quindi un servizio ulteriore al mondo in produttivo. Presidente, vorrei chiudere questa chiacchierata analizzando la situazione di Caserta città. Da tempo Confesercenti si è battuta in particolar modo sull'abolizione della ZTL famosa di Corso Trieste e tutte le difficoltà legate al commercio. Allora, Confesercenti si è battuta sulla ZTL sicuramente anche negli anni passati, non perché non si voglia la ZTL in città, si è sempre battuto per creare una ZTL che diventi fruibile e quindi con tutti i servizi annessi alla ZTL. Oggi abbiamo diciamo, fatto richieste al Comune più volte, soprattutto in quest'anno, vista la pandemia, di diciamo, sospenderla almeno dal lunedì al venerdì. Devo dire che l'amministrazione in questo caso ci ha diciamo, ascoltato e quindi dal lunedì al venerdì il corso è stata sospesa con la riaccensione solo nel fine settimana, proprio per facilitare ai commercianti in questa fase.
Abbiamo fatto, oltre la richiesta della ZTL, abbiamo chiesto anche in questi giorni, se non sbaglio, proprio nella settimana, di abolire almeno per il periodo natalizio le strisce blu, in modo tale che anche ai consumatori, alleggerire il consumatore e dargli la possibilità di trascorrere più tempo al centro senza la problematica del parcheggio. Siamo in attesa che l'amministrazione ci risponda su quest'ulteriore richiesta. La ZTL è uno strumento valido, uno strumento che funziona in tutte le città, quindi d'Italia, tutti i piccoli centri, i centri anche un po' più grandi. L'importante è che vada strutturata in un certo modo. Ecco, quindi lei si attende che con queste previsioni ZTL e sospensione strisce blu ci possa essere un miglioramento sia non solo della qualità della vita, ma anche della possibilità poi del cittadino casertano di poter effettuare acquisti in tranquillità, come dire? Sì, in questa fase così particolare è necessario snellire, alleggerire anche il consumatore. Quindi lo scopo è quello di far incrementare le vendite e quindi i consumi. Ogni azione che viene messa in campo per questo risultato oggi è importante. Quindi Caserta è un centro commerciale che funziona. Diamo la possibilità ai consumatori di dedicarsi, di trascorrere più tempo nel centro senza queste problematiche. È una richiesta che noi abbiamo fatto a tempo, non chiediamo chiaramente che la città rimanga senza parcheggi o con la ZTL aperta al traffico, però in questa fase secondo noi è fondamentale dare un segnale sia ai commercianti che ai consumatori. Segnale che, se posso dire, ha dato anche l'amministrazione, il sindaco Marino, in più di un'occasione, affrontando le tematiche Covid nei suoi videomessaggi, invitava proprio la popolazione a restare a Caserta, investire su Caserta, evitare quelli che sono grandi centri commerciali, non solo per il discorso dell'economia più generale di cui si parlava prima, ma anche perché comunque c'è sempre il pericolo assembramenti e dunque in una situazione pandemica come questa sempre meglio cercare di stare in città. Stiamo dialogando con l'amministrazione Marino e speriamo che insomma questa nostra ultima richiesta venga accolta, così come diceva lei, i centri commerciali oggi il parcheggio non si paga. Facciamo sì che Caserta, almeno per questo periodo particolarissimo che sta vivendo insomma il mondo, Caserta dia quel segnale di incentivare a spendere sotto casa, parcheggi liberi e quindi almeno fino all'Epifania in questo periodo natalizio ci sia questo contributo da parte di tutti a invogliare tutti a comprare sul territorio cittadino. Presidente, un'ultimissima: Caserta, come tantissimi altri comuni, 104 comuni della provincia, si è attivata per le procedure dei buoni spesa Covid previsti dal decreto Ristori. È una misura che può essere utile? C'è bisogno di sostegni importanti alle famiglie più bisognose? Sicuramente è una misura che andava fatta, viste insomma le difficoltà che anche molte famiglie stanno affrontando. Quindi diciamo è una misura che secondo noi è necessaria, che va sostenuta e se è il caso va rinnovata anche subito dopo, appena si vedrà qualche spiraglio, perché il problema secondo noi non è solo oggi, ci sarà anche nei prossimi mesi, quindi nei mesi speriamo di ripresa, ci sarà comunque un momento particolare anche per le famiglie, quindi diciamo una misura che secondo noi andrebbe anche un po' procrastinata. E comunque insomma, parlando di questo, ne ha trattato anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha detto: il Covid prima o poi passerà, però adesso è importante fare degli investimenti perché c'è sofferenza adesso, ma il virus una volta passato lascerà degli strascichi molto importanti. Questo è il grosso problema anche del mondo delle imprese. Noi ci auguriamo che in primavera sia tutto finito con i vaccini e quindi ci sia questo rallentamento dei contagi e si inizi insomma a riprendere quasi una vita normale. Il problema però rimane i danni che sono stati fatti da questa pandemia, sia da un punto di vista imprenditoriale, quindi delle imprese, ma anche sulle famiglie, che secondo noi i dati sono preoccupanti anche per il 2021 e oltre. Quindi bisognerà lavorare su misure a supporto delle aziende e delle famiglie. Questa è una cosa che secondo me il governo centrale, il governo regionale, come ricordava lei, il governatore De Luca già ne ha parlato, non va sottovalutata e vanno già programmate delle misure concrete, forti a sostegno di tutti.
Certamente sperando naturalmente che, come diceva, ci possa essere un miglioramento quanto prima dalla fine di questo Natale. Presidente, se mi permette una domanda un po' più personale, lei sa delle limitazioni, si sta discutendo sullo spostamento comuni, eccetera. Lei come passerà il suo Natale? Passeremo il Natale in base alle ordinanze e ai decreti, quindi rispettando le regole, e questo è un invito che facciamo a tutti, certo. Perché il Natale è una festività importante, gli assembramenti purtroppo degli anni passati dovremmo evitarli per il bene di tutti. La cosa che va chiarita, speriamo che a giorni arrivino anche queste nuove regole, lo spostamento tra comuni sì, spostamento tra comuni no, quindi è una cosa che va fatta un po' di chiarezza per evitare confusioni, e speriamo che non arrivi poi negli ultimi giorni. Quindi è una confusione che potrebbe essere evitata se oggi ci danno un attimo delle indicazioni più concrete, e poi si spera in questo passaggio nella zona d'arancione a gialla, come si prevede, e quindi ci sarà un po' più di libertà nello spostarsi, nei movimenti. Il Natale verrà passato, lo trascorrerò a casa, in famiglia, quindi auguro a tutti un buon Natale, buone feste, sperando che insomma l'anno nuovo realmente porti via questa pandemia e ci dia una ripresa concreta, forte, un segnale di più di tranquillità nel mondo imprenditoriale e per tutte le famiglie. Con questo messaggio, dottore, io la ringrazio per aver accettato il nostro invito, e l'appuntamento con il tavolo della domenica torna domenica prossima. Come diceva anche il dottor Petrella, rispettiamo le normative, un Natale all'insegna della sobrietà è molto importante per poter ripartire meglio il prossimo anno. Appuntamento, come vi dicevo, domenica prossima. Grazie per averci seguito e buonasera.